Ricordati di cliccare su Mi piace, iscriviti e attiva la campanella. L'autopsia sul corpo di Giulia Tramontano è in corso a Milano e stanno emergendo dei dettagli scioccanti. Intorno alle 8:30 sono arrivati nella struttura di via Mangiagalli i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche e l'avvocato della famiglia Tramontano. Tra i dubbi principali c'è quello riferito all'orario in cui Giulia Tramontano è morta. Servirà a capire se Alessandro Impagnatiello abbia agito con crudeltà, accanendosi sul corpo della 29enne, ed a confermare l'ipotesi dei PM, ovvero che Impagnatiello potrebbe essersi accanito sul feto, per assicurarsi che fosse morto. L'autopsia sul corpo di Giulia Tramontano rivelerà con quante coltellate è stata uccisa e in quali parti è stata colpita. Ma l'esame autoptico servirà anche a chiarire se ne siano state sferrate altre dopo quella letale, l'orario del decesso e quando il corpo è stato collocato all'esterno dell'abitazione. E inoltre da quando è deceduto il feto. Alla donna, che era stata avvolta da Impagnatiello con del cellofane e della plastica, verranno eseguiti anche gli esami tossicologici per certificare se al momento dell'omicidio alla giovane siano state fatte assumere sostanze stupefacenti. Ed esami entomologici per capire quanto tempo il corpo sia rimasto all'esterno. Se fosse stato colpito il feto? L'avvocato risponde: da un punto di vista giuridico, se è iniziato il travaglio e c'è stata anche per un solo istante una vita autonoma, ci sarebbe una mutazione del capo di imputazione. Ad eseguire l'esame autoptico all'Istituto di Medicina Legale è il professore Andrea Gentilomo insieme agli specialisti che interverranno per eseguire gli accertamenti tossicologici ed entomologici. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.